primo è stato qualche settimana fa assieme alla dottoressa Contu, avendo un buon riscontro, abbiamo deciso di fare questo secondo appuntamento trattando un argomento di estrema attualità ed è un argomento che ci preme affrontare, visto anche la nostra attività di sviluppo e lavorativa, e questa sera affronteremo il ritorno all'attività motoria in tempi di Covid. Sarà estremamente importante inizialmente fare un piccolo inquadramento su alcuni aspetti e su alcuni sistemi che, a prescindere poi dalla malattia Covid, possono essere chiamati in causa o vengono chiamati in causa quando si affronta una normalissima attività fisica, che può essere sia amatoriale, può essere sportiva di alto livello, può essere non agonistica, può essere anche un'attività sportiva a livello professionistico. Io cederei un attimo adesso la parola anche al dottor Torchio, che introdurrà i sistemi durante l'attività motoria. A te, Luigi. Allora, ho perso qualche cosetta del tuo audio, però spero che il mio mi giunga bene. Intanto faccio un saluto a tutti coloro che sono collegati. E, tanto per iniziare, ricordiamo l'importanza dell'attività fisica, non soltanto per opinione di sportivi come siamo noi, ma proprio per quello che è la ricerca nel campo della medicina sportiva. Tra l'altro l'OMS raccomanda almeno 3 volte alla settimana attività fisica costante da 150 a 300 minuti, diremo poi come, per prevenire, qui ho dei dati ufficiali dell'OMS, oltre 3 milioni di morti dovuti alla vita sedentaria, per problemi cardiovascolari, per problemi di diabete e sindrome metabolica, per problemi anche vincolati all'osteoporosi e all'invalidità. Che con l'età purtroppo va a aggravare situazioni già generali di invecchiamento. E poi naturalmente dobbiamo ricordare, cosa che io vorrei sottolineare personalmente, che l'attività fisica ha una grandissima valenza di scarico a livello del sistema nervoso, ma anche di elevare il tono dell'umore. Quindi da un lato scarichiamo le tensioni, i problemi anche psicosomatici, dall'altro eleviamo il tono dell'umore, perché è dimostrato che con l'attività fisica sportiva si alzano tutta una serie di parametri di endorfine, tra cui la serotonina, che alzano il livello umorale, ma soltanto diciamo se vengono fatti con una certa costanza. In questo modo potremmo dire che un'attività fisica costante e regolare può tranquillamente coadiuvare la nostra vita e sostituire in molti casi l'utilizzo di ansiolitici e antidepressivi. Detto questo, ci troviamo di fronte oggi quindi alla necessità di affrontare un'attività fisica per tutti coloro che in lockdown hanno meno possibilità di uscire, non hanno attrezzature in casa, ma anche per tutti coloro che devono riprendere un'attività fisica dopo una purtroppo come possiamo definirlo, dopo una malattia Covid che può essere fatta in maniera asintomatica o paucisintomatica. In quel caso la ripresa dell'attività motoria non sarà molto diversa rispetto alla persona che a causa lockdown è rimasta ferma per un po' di tempo. Invece per quello che riguarda le persone che hanno contratto il virus in maniera media o medio-alta, ovviamente la ripresa sarà un pochettino più difficile. E sarà comunque indispensabile seguire una serie di protocolli che poi vi direi. In particolare, il medico di base potrà, assieme al medico sportivo, raccomandare una serie di esami, tenendo sotto controllo sempre la saturazione durante i primi allenamenti, quindi la cosiddetta saturazione di ossigeno, con quei piccoli aggeggi che si chiamano saturimetri che si infilano nel dito. Ma è importante fare un check, che sarà un check medico sportivo, un check anche sui valori ematologici,
perché noi sappiamo che il Covid può portare a forti anemizzazioni, a perdita di peso e lasciare ovviamente anche, fortunatamente in maniera non frequente, ma comunque può lasciare danni a livello cardiovascolare e soprattutto a livello respiratorio. Quindi sono questi gli ultimi due aspetti che devono essere indagati con una certa attenzione, con l'aiuto, vi ripeto, del medico di base che vi consiglierà. Si fanno ovviamente esami specifici come l'ecografia cardiaca per valutare che non ci siano danni di livello cardiaco, si fa ovviamente l'elettrocardiogramma e la spirometria che fanno parte del pacchetto della visita, per esempio, sportiva per gli agonisti, ma si deve fare anche nel caso ci sia stata la polmonite, quindi una forte sintomatologia con tosse e febbre, bisognerebbe fare anche una TAC dei polmoni. Tutti questi esami sono previsti dai protocolli terapeutici di rientro, ovviamente anche dopo l'infezione Covid, e quindi sono assolutamente consigliabili, anche perché la riabilitazione fisica, ma soprattutto polmonare, la quale spero Roberto tu interverrai in maniera specifica, sono molto importanti e devono essere anche altrettanto rapidi, proprio per evitare che certi cambiamenti patologici possano cronicizzarsi e quindi mantenersi poi nella vita della persona. Vorrei ancora fare un piccolo accenno, poi ti cederei la parola, sui tipi di attività fisica che in generale noi dobbiamo fare, considerando che la parola è sempre quella di gradualità. Gradualità nella ripresa dell'attività fisica, sia per tutti coloro che sono caduti nella sedentarietà, hanno accumulato qualche chilo pur senza contrarre la malattia, ma soprattutto per tutti coloro che invece hanno fatto la malattia Covid in maniera, ripeto, almeno intermedia, quindi con dei sintomi comunque febbre e soprattutto sintomi respiratori come tosse e senza derivare i casi di polmonite che devono essere valutati con maggiore attenzione. L'attività fisica nella sua gradualità deve comprendere, come sempre nell'allenamento sportivo, tre parametri fondamentali. Un lavoro sull'aspetto aerobico, e che vuol dire potenziamento del sistema cardiovascolare e respiratorio, un lavoro muscolo-articolare, cioè classico stretching, per intenderci, per rallentare la rigidità articolare e l'invecchiamento articolare, e poi naturalmente anche un lavoro di tonificazione da fare con attenzione, specialmente in una certa età, utilizzando piccoli pesi o elastici per migliorare la forza muscolare, ma anche per lavorare in contrasto all'osteoporosi, che è incrementata proprio dalla sedentarietà. Quindi queste tre attività fisiche, ripetiamo, attività aerobica vuol dire correre, vuol dire andare in bicicletta, vuol dire ruotare su distanze, diciamo, abbastanza lunghe, quindi parliamo di 40 minuti, un'ora di attività. Invece per quello che riguarda l'attività di tonificazione, è consigliabile lavorare con un circuito che ci permetta di utilizzare tutti i muscoli in maniera adeguata per rafforzarli, utilizzando piccoli pesi elastici e sempre evitando il fai da te, che può essere pericoloso, soprattutto ad una certa età, per l'insorgenza dei dolori, soprattutto alla schiena. Ma tutte le articolazioni con l'età diventano delicate, anche le spalle, le ginocchia, le anche. E poi soprattutto il lavoro di stretching. Io vorrei a questo punto aprire una piccola parentesi dicendo che per certi aspetti lo stretching, proprio perché previene il progressivo irrigidimento muscolare che si crea con l'età, può essere considerato uno dei baluardi un po' dell'attività anti-age, il punto forte dell'attività anti-age, perché forse troppo trascurato dai non atleti, ci permette di mantenere agilità e mobilità, laddove invece invecchiando c'è una rigidità che addirittura non ci permette più di compiere dei gesti normali, come per esempio anche soltanto grattarsi, non so, la spalla o la parte della schiena. Di qui poi ovviamente i problemi di deambulazione e tutto quello che ne consegue. Allora, a questo riguardo io volevo ancora fare un piccolo accenno alla ginnastica respiratoria, perché nello sport è estremamente importante valutare anche la respirazione e sincronizzare la respirazione per due motivi: non solo per un motivo di ossigenazione, ma anche perché
Il diaframma è collegato a dei centri nervosi molto importanti, chiamati i centri del plesso solare, che rimane praticamente posizionato sopra lo stomaco e proprio sotto alla zona del cuore. Il sovraccarico di tensioni emotive sul plesso solare può alterare la respirazione, ma anche dare disturbi psicosomatici a questi organi, ovviamente influenzando lo stomaco, ma influenzando anche il cuore, con conseguenti poi problemi di pressione e tachicardia e via dicendo. La tendenza è quella di portare sotto ansia il respiro sulla parte alta del torace, quindi respirare con le spalle, con un movimento di spalle, col diaframma bloccato. Questa respirazione, che è tipica delle persone agitate, è una respirazione assolutamente poco redditizia, perché il respiro deve nascere invece dal movimento del diaframma che, scendendo con l'immobilità delle spalle, porta l'aria all'interno dei polmoni, e quindi dobbiamo avere la pancia che si gonfia quando inspiriamo e che si sgonfia quando espiriamo. Questo movimento della pancia che si gonfia quando inspiriamo, perché riproduciamo l'aria, e si sgonfia quando espiriamo con le spalle ferme, rappresenta il 75-80% dell'atto respiratorio, mentre il movimento di spalle che si sollevano nella respirazione rappresenta un 25%, ed è proprio l'ultima parte che dovrebbe essere utilizzata soltanto nei momenti di agonismo, di attività sportiva molto intensa, nei momenti in cui il corpo è chiesto di una prestazione particolare. Diciamo che il 70% dell'umanità che vive costantemente sotto stress ha un respiro alterato, con una respirazione quindi non diaframmatica, ma una respirazione di spalle, e questo può essere un grande problema nel recupero dei pazienti post-Covid, che sono stati quindi toccati a livello di polmoni e quindi possono manifestare dei deficit respiratori, magari anche di lieve entità, ma che possono essere notevolmente aggravati da una scorretta respirazione. Quindi un ultimissimo consiglio, prima di cedere la parola a Roberto, che sarà sicuramente molto competente a questo riguardo, è proprio quello di provare il vostro respiro, ponendo una mano sulla parte alta del torace e una mano sulla pancia. La mano che si deve muovere non deve essere la mano che è sulla parte alta del torace, ma quando inspiriamo e quindi l'aria entra ai polmoni, si deve muovere la mano che è sotto, appoggiata sul plesso solare o sull'ombelico. Quindi questo è il corretto modo di respirare. Proviamolo, ma soprattutto cerchiamo di regolare la respirazione in questo modo, perché è connessa non soltanto con l'ossigenazione e la salute del corpo, ma anche con l'aspetto mentale, perché una respirazione diaframmatica, lenta e profonda, è connessa con un'attività mentale calma e pacifica, laddove invece una respirazione alta, affannosa e non diaframmatica è connessa con l'agitazione mentale. Cederei la parola quindi a Roberto per quello che riguarda la parte soprattutto riabilitativa respiratoria, che è così importante per tutte le persone che hanno contratto il Covid, pur guarendo, con una certa, diciamo, implicazione del sistema respiratorio. Grazie Luigi, ti ringrazio di aver fatto questo breve, così aver sorvolato diversi ambiti di pertinenza dei diversi sistemi, perché ci introduce poi a quello che sarà poi l'attività più specifica, che è quella di un recupero, di una riabilitazione dei diversi sistemi, degli apparati, allora quando si è manifestato un'attività Covid positivo. Ci siamo chiesti in realtà da uomini del settore della riabilitazione funzionale quale poteva essere il percorso più idoneo e le attività più idonee da proporre come mezzo riabilitante in un momento di rientro alla pratica sportiva. Sicuramente i sistemi che vengono più chiamati in causa, così come abbiamo visto dalle scorse settimane, ma anche dagli scorsi mesi, sono sicuramente l'apparato respiratorio, che è quello che più comunemente viene preso
in seria considerazione, sia dal punto di vista prettamente respiratorio, ma anche come capacità di saturare. Ecco, ti chiedo una gentilezza, Luigi, è importante per noi riuscire a capire che cosa vuol dire saturazione, perché molte volte si confonde la saturazione con la capacità respiratoria. Ti chiederei gentilmente... La saturazione è la presenza di ossigeno nel sangue, nel nostro sangue arteriale, che è quello quindi che porta l'ossigeno a tutto il corpo. La saturazione dipende fondamentalmente dalla capacità che hanno i polmoni di assumere l'ossigeno e dovrebbe corrispondere in percentuale a un 98%. Quindi quando noi infiliamo nel nostro dito questi comodissimi, sia pur piccoli, saturimetri, dovremmo leggere, oltre alla frequenza cardiaca, dovremmo leggere un indice di saturazione pari al 98%, che vuol dire che stiamo ossigenando molto bene il nostro sangue e tutto sta funzionando bene. Purtroppo le patologie polmonari croniche, ma anche l'infezione stessa da Covid, diciamo compromettendo il tessuto polmonare, nella fase acuta porta a una riduzione della saturazione dell'ossigeno che diventa preoccupante quando da 98 incomincia a scendere sotto i 94-93. Allora in quel caso subentra la cosiddetta fame d'aria e vuol dire che l'organo non svolge più la sua funzione proprio perché c'è questa grande infiammazione che fa trasudare liquidi negli alveoli. Al di là che questi sono i casi dove poi è necessario appunto il ricovero, per quello che riguarda diciamo la persona che ha recuperato bene, l'importante è utilizzare il saturimetro nella fase di allenamento e magari anche e soprattutto, come facciamo noi medici sportivi, fare un test da sforzo con il saturimetro, diciamo in costante diciamo collegamento, in modo da poter verificare la saturazione anche con uno sforzo massimale, quindi che porti ad arrivare all'85% della frequenza massima per un periodo di tempo sufficiente per valutare la capacità che hanno i polmoni comunque di mantenere l'ossigenazione del sangue su livelli ottimali. Ok, perfetto, grazie. Questo era importante per riuscire a capire poi qual era il meccanismo che andava a produrre una serie di concause a livello respiratorio. Allora, andando un pochino più nello specifico, andando a vedere quali potrebbero essere le attività da mettere in pratica e che mettiamo in pratica durante le attività riabilitative prettamente respiratorie, non dobbiamo focalizzarci in modo troppo diretto su quello che è la respirazione in senso stretto, ma dobbiamo pensare che la respirazione avviene grazie al fatto che ci siano delle altre strutture che lo rendono possibile. E queste altre strutture non sono altro che il sistema muscolare, come diceva prima il dottor Torchio, che prevede una respirazione costale, quindi muscoli respiratori costali, intercostali, e poi un muscolo fondamentale che è il muscolo diaframma. Troppo spesso e molto spesso, anche in assenza, come diceva il dottor Torchio prima, in assenza di problematiche respiratorie, il muscolo diaframma molte volte lo si dimentica, alcuni non sanno pure che funzione abbia. In realtà, per coloro che praticano un'attività sportiva, o meglio gli educatori sportivi, dovrebbero insegnare prima di tutto a respirare in modo corretto, con degli atti respiratori che siano produttivi e che siano sufficientemente frequenti. Cosa voglio dire? Essenzialmente la frequenza respiratoria dovrebbe essere tale e dovrebbe essere rapportata a quello che è l'intensità di un'attività fisica. Giustamente, se io respiro in modo affrettato e poco produttivo, avrò una respirazione molto superficiale e assolutamente inefficace e inefficiente. Diversamente, riuscendo a lavorare su quella che è una normalizzazione degli atti respiratori, utilizzando prima, in primo luogo, il muscolo diaframma, e soltanto secondariamente, quando l'attività viene richiesta e aumenta l'intensità di una richiesta sportiva o di attività fisica,
ci avranno le due respirazioni che normalmente si alternano, ma essenzialmente per alte intensità si tenderà ad abbandonare la respirazione diaframmatica utilizzando esclusivamente quella costale. Andando a sviluppare un programma, un protocollo, una linea guida su quelle che potrebbero essere le attività che normalmente facciamo noi qui in Fisera per recuperare l'attività respiratoria, quindi riabilitare la muscolatura ad avere una corretta tempistica e una corretta ampiezza respiratoria, possiamo mettere in pratica una serie di sistemi riabilitativi. Mi viene da dire, prima di tutto, che molti di coloro che ci stanno ascoltando questa sera conosceranno i principi della rieducazione posturale. Essenzialmente la rieducazione posturale che pratichiamo con delle piccole modifiche adattive su quelle che sono le proposte ai pazienti post-Covid sono quelle di riprendere sistematicamente quella che è la frequenza e l'atto respiratorio, cercando di far prendere coscienza di che cosa vuol dire la respirazione e di che cosa vuol dire fare una respirazione diaframmatica e che cosa vuol dire fare una respirazione costale. Questa è la prima cosa, ma viene fatta percepire, perché io potrei spiegarvelo in tanti modi diversi, ma la cosa più diretta, la cosa più facile è quando la si percepisce, la si sente. A quel punto la si fa propria. Quindi la prima cosa da fare è riabilitare l'attività, l'atto respiratorio, distinguendolo in respirazione costale, apicale, costale e diaframmatica. A questo punto il paziente sarà in grado di poter discriminare le tre diverse respirazioni. Noi insegneremo dei piccoli esercizi da poter fare poi eventualmente anche a casa e troviamo molto utile abbinare questa attività respiratoria con la rieducazione posturale fuori dall'acqua, quindi sul lettino, abbinarla con una immersione in acqua. Attenzione, l'immersione in acqua prevede una serie di attività facilitanti e un'altrettanta serie di attività che mettono un pochettino in difficoltà l'apparato respiratorio. Allora, intanto, se noi sfruttiamo quella che è la pressione idrostatica dell'acqua, riusciamo già a percepire quando il paziente, e lui lo apprende molto più velocemente perché riesce a capire che non sta respirando con il muscolo diaframma per un semplicissimo motivo, che sentirà la pressione che lo starà avvolgendo. Noi pensiamo che ogni metro di immersione abbiamo circa un bar di pressione. Sembrerà poco, ma è come se io tenessi l'apparato costale costretto e chiedessi di fare una respirazione forzata al paziente. Troverà una difficoltà. Ora, se noi immergiamo il paziente in acqua, riusciamo ad avere la stessa resistenza, ma in modo molto più dinamico, molto più progressivo. E riusciamo a guidare il paziente nella sua riabilitazione del muscolo diaframmatico, perché grazie al fatto che ci sia una resistenza esterna, questa resistenza dovrà essere vinta dall'appiattimento del muscolo diaframma, quindi dalla sua contrazione. Questo è un ottimo mezzo per riuscire a riabilitare la muscolatura sia diaframmatica, quindi il muscolo diaframma, sia la muscolatura intercostale. Altra attività importante per una corretta riabilitazione della muscolatura respiratoria è quella di dover fare e richiedere degli atti respiratori attraverso dei boccagli con delle valvole che impediscono l'introduzione dell'aria all'interno
con delle piccole variazioni di porta. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso iniziare a respirare con un boccaglio libero e poco alla volta andare a chiudere questo orifizio dove all'interno entra chiaramente l'aria che viene inspirata, chiedendo alla muscolatura respiratoria una forza maggiore di attrazione dall'esterno verso l'interno di quest'aria. Questa è un'attività che viene fatta anche molto spesso nelle scuole di apnea, o meglio ancora nelle scuole da sub, per affrontare quelli che sono poi i livelli di immersione subacquea. Questa è un'attività che viene fatta regolarmente e ha un effetto fantastico sulla ripresa e sul rinforzo dei muscoli respiratori. Non so se sei d'accordo anche tu, Luigi, su questa metodica. Riattivo l'audio. Allora, assolutamente sì. Tra l'altro, la respirazione deve essere conosciuta. Quindi abbiamo una nostra cultura, diciamo, occidentale, che in questo caso qui è molto deficitaria, proprio perché tanti asmatici lo sono, soprattutto perché non sanno respirare. Che respirano con la parte alta del torace e non usano il diaframma, anche se poi ci possono essere predisposizioni individuali, ci possono essere, perché abbiamo parlato prima dell'ansia, ma l'ansia e le paure paralizzano il diaframma e ci portano ad avere questa respirazione, diciamo, superficiale, poco redditizia, che poi diventa insufficiente nel momento in cui ci siano delle patologie come l'asma o semplicemente anche delle patologie post-infettive come quella da Covid. Ok, perfetto. Quindi è importantissimo, prima di fare è importante capire che cosa fare. E per sapere che cosa fare bisogna conoscere i sistemi, perché altrimenti diventa difficile poi trovare una soluzione. Un'altra grossa attività è quella, io spingo molto sulla gradualità del riadattamento alla pratica sportiva. Non dimentichiamo che se noi respiriamo poco e male, avremo sicuramente delle performance limitate. Questo a prescindere dal Covid positivo o Covid negativo. A maggior ragione, se un atleta che è diventato paziente perché ha contratto il Covid e quindi dovrà riabilitare una funzione, che cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire ridare un'abilità che temporaneamente è diminuita a causa di un qualche problema che è occorso. Quindi se io devo riabilitare, non posso riallenare. Prima di riallenare devo riabilitare, devo riportare una condizione basale sufficientemente idonea a far sì che poi possa essere riallenata. Questo è il concetto un po' del riadattamento muscolare. Ecco perché, rispettando quello che è la gradualità della somministrazione, del ripristino e dell'adattamento, assieme ad una riabilitazione prettamente respiratoria, conoscitivo-respiratoria, dobbiamo necessariamente andare a riprendere quello che è anche l'attività muscolare, non soltanto dei muscoli respiratori, ma anche della muscolatura più generale, quindi a livello più generale. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo andare a trattare sia una parte organica, quindi con un riadattamento di quelle che sono le capacità organiche, quindi la parte aerobica che descriveva prima il dottor Torchio, e quindi importantissimo ridare una buona capacità aerobica e andare a fare un lavoro anche di ripristino muscolare. Motivo per cui la cosa più importante da fare, ma un po' difficile da realizzare, è fare attività rieducativa, riabilitativa, quindi cardiovascolare, muscolare, in acqua. Per fare ciò esistono dei sistemi, come per esempio un fantastico adattamento alla ripresa dell'attività sia organica
sia muscolare, su un sistema che si chiama water treadmill, cioè un tapis roulant subacqueo dove all'interno di una piccola vasca io posso modificare l'altezza dell'acqua, quindi andare a fare che cosa? Aumentare o diminuire la forza di compressione che vado a esercitare come forza contraria a quella respiratoria. Quindi dovrò vincere più pressione, quindi richiedere un maggior sforzo muscolare se io avrò l'acqua molto alta. Andando ad abbassare l'acqua andrò a facilitare chiaramente il lavoro dei muscoli respiratori, andando a sviluppare eventualmente un lavoro più cardiovascolare che non respiratorio. Quindi posso andare a giocare sulle diverse altezze dell'acqua, andando a crearmi più o meno resistenza, e andare a giocare su quello che è la velocità del tappeto immerso nell'acqua, per andare a sviluppare un lavoro più respiratorio o più muscolare. Quindi sta proprio nell'esperienza del terapista, del fisioterapista, del laureato in scienze motorie, per quello che riguarda il riadattamento alla pratica sportiva, andare a giocare su dei parametri fondamentali, che sono quelli dell'altezza dell'acqua, della velocità del tapis roulant e chiaramente anche dell'intensità con cui io vado a dare gli stimoli respiratori. Questa attività la svolgiamo normalmente da qualche mese ormai all'interno del centro medico Fisiolab, anche e non soltanto per riprendere l'attività post-Covid, anche nel riallenamento sportivo o nell'allenamento sportivo. Essenzialmente poi dobbiamo pensare che bisogna anche andare a fare un lavoro su quello che è una ripresa dell'attività articolare. Cosa vuol dire? Che non mi basta andare a risviluppare l'attività muscolare dei muscoli respiratori, non mi basta andare a risviluppare una corretta elasticità dei muscoli delle catene muscolari posteriori, delle catene anteriori, del diaframma. Tutto questo è corretto, ma non basta. Devo ripristinare quella che è una corretta mobilità articolare, cosa che in realtà durante un periodo di inefficacia, inefficienza motoria causata da un arresto, quindi da un arresto forzato causa Covid, dobbiamo andare necessariamente a ristabilire, quindi a normalizzare una sorta di catena ascendente articolare o discendente articolare. Per fare ciò, l'importante è andare a ripristinare, come dicevamo prima, la mobilità. Come? Attraverso le tecniche di terapia manuale, quindi attraverso tecniche di osteopatia, tecniche di riallungamento muscolare, tecniche di mobilizzazione articolare. A tal riguardo, associata alla osteopatia, che viene normalmente proposta e utilizzata, abbiamo dei percorsi correlati e concatenati con un'attività che si chiama girokinesis. Il girokinesis è un'attività fondamentale che abbina la respirazione all'allungamento muscolare dei sistemi muscoloscheletrici e abbina una corretta mobilità di tutta quanta la colonna vertebrale. Io non posso avere un muscolo diaframma che lavora correttamente se ho delle restrizioni di mobilità a livello della cerniera dorso-lombare e a livello della colonna dorsale bassa e lombare alta, quindi una cerniera dorso-lombare un pochino più ampliata, diciamo da una dorsale che identifichiamo come livello D10, D11, L2. Se io ho delle restrizioni di mobilità su questo punto della colonna vertebrale, non riuscirò a riottenere una corretta funzione respiratoria del muscolo diaframma. Ecco perché è importante l'azione combinata, e cioè un lavoro di team, di squadra, con il fisioterapista, l'osteopata,
il laureato in scienze motorie e un'attività correlata e bene e con metodo affinché ci si vada a riprendere la nostra attività motoria, quindi da prima una corretta articolarità, in secondo luogo una corretta attività muscolare. Non è uguale fare prima uno o dopo l'altro, dobbiamo lavorare in sequenza, cioè dobbiamo crearci un programma, un protocollo che rispetti dei tempi, delle tempistiche di somministrazione del ripristino, prima articolare, poi muscolare. Una volta ripristinata l'attività articolare e muscolare, si andranno a risviluppare quelle che sono le capacità di tipo aerobico, organico e il ripotenziamento muscolare. A tal riguardo, Luigi, ti volevo chiedere se ci davi qualche nozione in più riguardo l'attività di yoga dedicata alla mobilizzazione e al recupero, o meglio, al potenziamento muscolare del muscolo respiratorio. Certo. Allora, premetto che lo yoga è una scienza di vita estremamente complessa, ma anche estremamente completa. Noi lo conosciamo per tutta la parte fisica, che è quella classica delle posizioni, ma in realtà questo è un piccolo pezzetto dello yoga. Lo yoga è fatto di tutta una parte respiratoria, che è quella a cui ti riferivi tu, e anche naturalmente a tutta una parte che riguarda il controllo della mente e poi le abitudini di vita, quindi alimentazione, igiene esterna ed interna del corpo, depurazione, tutto quanto, linea di condotta anche etica, nonché filosofia. Quindi è una scienza di vita, noi conosciamo solo la parte fisica, ma la parte fisica è comunque abbastanza importante, anche se io la ritengo sempre complementare a quella mentale, che oggi riveste un'importanza sempre maggiore proprio per lo stress a cui siamo soggetti. La parte fisica riguarda l'hatha yoga, cioè queste posizioni, come posso dire, un po' strane, a volte che sembrano addirittura dei contorsionismi, che sono state ideate dai grandi maestri del passato proprio per la cosiddetta mobilizzazione articolare, che è esattamente quello di cui parlavi tu. E quando un bambino nasce, ha una certa mobilità articolare che viene poi persa progressivamente, inesorabilmente, man mano che la persona invecchia, a meno che la persona non faccia tutta una serie di esercizi che la possano mantenere. Queste posizioni astruse, contorsionistiche, servono proprio a mantenere la mobilità articolare che dovremmo avere per tutta la vita, mantenendone quindi l'efficienza anche in vecchiaia, che invece è caratterizzata da un rigidimento progressivo molto molto accentuato. La parte fisica però è sempre unita alla parte respiratoria, ed ecco che ogni posizione, una volta raggiunto il limite individuale che non deve mai essere superato, perché abbiamo persone più o meno flessibili, anche con l'allenamento non si può mai superare certi limiti, però la parte da abbinare fondamentale è la parte respiratoria. Quindi nell'ambito di queste posizioni così contorsionistiche noi aggiungiamo in questo stazionamento di tempo che può superare anche i parecchi minuti, aggiungiamo questa profonda diaframmatica che serve a potenziare la respirazione, ma serve anche a fare un massaggio interno degli organi, perché il diaframma, scendendo nella pancia in certe posizioni, va a massaggiare gli organi interni. Ma soprattutto, qui mi vorrei riallacciare alla situazione proprio post-Covid, ma anche di tutta la ginnastica riabilitativa respiratoria, è importante che il diaframma, agendo in profondità e quindi scendendo in profondità con le posizioni dello yoga, possa ripristinare al 100% funzionalità polmonare, perché respirando malamente, ossia respirando soltanto con la parte alta dei polmoni delle spalle, noi creiamo delle fasce nella zona dei polmoni di minore vascolarizzazione, di minore ventilazione, che possono cronicizzare dei disturbi respiratori poi col passare del tempo. Quindi
Le posizioni di yoga, oltre ad essere posizioni fisiche che ci mantengono giovani e sciolti, si accompagnano sempre a questa ginnastica respiratoria diaframmatica e poi soprattutto la terza fase, che è purtroppo quella che non fa nessuno, e cioè ritrovare nella posizione yoga un abbraccio con se stessi e con la vita, ovviamente passando attraverso il controllo della mente, che non deve essere abbandonata sui pensieri e le problematiche, ma deve essere focalizzata sul nostro centro, sulla tranquillità e sulla serenità. Quindi queste tre cose, la mobilizzazione articolare, la ginnastica respiratoria nell'ambito della posizione e la tranquillità mentale, sono quelle che pongono proprio lo yoga al vertice, diciamo, della fisicità, di quello che si può ottenere con la fisicità, in abbinamento ovviamente allo sport, ma soprattutto come tecnica completa per mantenerci giovani e ritardare quell'inesorabile invecchiamento che è fisico, respiratorio, circolatorio, ma anche mentale. Ecco bene, io vorrei rimarcare un concetto fondamentale, Luigi, se mi consenti, che è il seguente. Vorrei esortare gli sportivi, perdonatemi se insisto sullo sportivo, ma da uomo di campo mi sento di dare questo messaggio. Per coloro che hanno avuto Covid positivo sintomatico, non bisogna avere fretta di rientrare. Non bisogna avere fretta di tornare ai livelli prestazionali prima della malattia. Per un semplicissimo motivo, che non possiamo noi richiedere una performance al nostro fisico, al nostro corpo, se non abbiamo prima recuperato ciò che ci consente di poterlo fare o di poterlo rifare. Purtroppo ci vuole del tempo e molte volte il tempo non gioca a favore dello sportivo agonista. Me ne rendo conto, da ex sportivo agonista, che quando si esce un po' dal tunnel si voglia ritornare in modo precipitoso ad avere le stesse sensazioni e le stesse capacità che si avevano prima di contrarre questo virus, che magari ha attaccato in modo abbastanza importante, se non importante, l'apparato respiratorio, ma con l'apparato respiratorio si porterà poi dietro, si sarà sicuramente portato dietro anche delle alterazioni sull'apparato cardiovascolare, articolare e muscolare. Per cui il messaggio è: non possiamo, non dobbiamo forzare i tempi del rientro alla pratica sportiva, tantomeno quella agonistica. Io ho avuto modo di parlare con degli agonisti di altissimo livello che hanno contratto il Covid e sono stati sintomatici. Beh, ragazzi, mi dicevano che l'hanno vista veramente un po' bruttina, un po' lunga al rientro. E ci sono atleti, fior fior di atleti nazionali, quindi che fanno parte delle squadre nazionali, che a distanza di 45, 50 giorni, 60 giorni, sono due mesi, non riescono ancora ad avere delle performance, ma neanche lontanamente vicino a quelle che normalmente loro erano abituati ad avere. Quindi dobbiamo affrontare questo rientro in modo progressivo, con metodo, io sottolineo con metodo, senza andare a forzare i tempi, perché tanto non è possibile rientrare a fare ciò che si faceva prima sperando che soltanto forzando i tempi si possa riallenare una funzione. La funzione deve essere prima riabilitata e solo ed è solo esclusivamente dopo averla riabilitata bisogna riallenarla. Non è possibile, ripeto, riallenare una funzione che attualmente non può sopportare un carico di lavoro neanche minimo. Va riabilitata e poi va gradualmente riallenata. Non so se anche su questo concetto ti trovi d'accordo, Luigi.
Vi interrompo solo un secondo perché c'è una domanda a tal proposito da Viviana che chiede se esistono degli esercizi respiratori che il paziente può iniziare a fare a domicilio nella primissima fase di convalescenza post-ricovero per migliorare gli scambi respiratori in preparazione allo step successivo di riabilitazione generale. Certo, rispondiamo subito a questa domanda. Intanto, ciao, grazie della domanda. Sono essenzialmente gli esercizi di ripresa della respirazione, della coscientizzazione respiratoria. Quello che dicevamo prima, il capire che cosa stai facendo, e cioè capire che muscoli stai rimettendo in pratica, che muscoli stai richiedendo nuovamente un'attività di contrazione e rilasciamento. La prima cosa da fare è una ripresa percettiva della respirazione e quindi differenziare la respirazione costale apicale da quella costale media, da quella del muscolo diaframma. Luigi, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, diciamo che se vogliamo dare proprio un'impronta pratica a questo incontro, direi che la verifica respiratoria naturalmente deve essere fatta col saturimetro di cui abbiamo parlato, ma quando ci accorgiamo che la saturazione va bene, che sono i muscoli che devono essere riabilitati, chiaramente dobbiamo concentrarci sul respiro. La prima prova che dobbiamo fare, l'ho già accennata, mettiamo una mano sulla parte alta del torace, una mano sull'ombelico ed accoricati, con le gambe magari piegate, possiamo respirare cercando di capire se la mano che si solleva è quella giusta, cioè quella sulla pancia, mentre la mano che è sul torace deve rimanere assolutamente ferma nella respirazione normale. Lo stesso esercizio lo potremmo fare anche in ginocchio, magari appoggiate con i gomiti su un davanzale oppure semplicemente su una poltrona, sullo schienale di una poltrona. E un altro esercizio per migliorare la nostra potenza di flusso è quello di respirare accovacciati per terra e quindi praticamente abbassando il bacino come se ci sedessimo, però sempre appoggiati ai nostri piedi. Tante volte si tende a cadere all'indietro, ma questa posizione di accovacciamento è una posizione che allarga molto la parte bassa del bacino e allarga molto la presa del diaframma. Quindi dilata il diaframma cercando di portare questa respirazione nelle parti più basse dell'addome, sfruttando tutti gli spazi, insomma, dell'addome. Un ultimissimo esercizio che possiamo fare è proprio quello di appoggiare un foglio contro una parete, respirare bene, riempire i polmoni. In questo caso riempiamo prima della pancia e poi completiamo diciamo, la respirazione. Poi soffiare il foglio che deve essere contro il muro, deve essere mantenuto il più a lungo possibile, appiccicato al muro prima di cadere. Mantenendoci quindi sempre allo stesso distanza, noi potremmo giorno per giorno valutare il nostro allenamento quanto ci porta ad incrementare la nostra forza respiratoria, considerando che questi esercizi sono ben conosciuti dai cantanti che li utilizzano proprio per migliorare diciamo, il rendimento respiratorio nel canto, ma anche da tutti i subacquei che tu hai citato, laddove poi in acqua si possono fare cose estremamente ancora più, come posso dire, performanti. È chiaro poi che avendo a disposizione degli ausili come il boccaglio con diverse resistenze inspiratorie ed espiratorie, quindi graduare la resistenza dell'aria sia in immissione che in emissione, sarebbe l'ottimo. Ma tu pensa soltanto anche comprare dei piccoli palloncini e iniziare a gonfiare e a vedere quanto riesci a gonfiare con un singolo atto espiratorio. Gonfiare un palloncino vuol dire vincere la resistenza. Questa resistenza chiaramente ti accorgerai che sta migliorando la tua capacità di contrazione dei muscoli respiratori se riuscirai a gonfiarlo ad ogni atto espiratorio, sempre in maggior misura, quindi con un poco costo riesce ad avere subito una percezione di quello che stai facendo. Quindi il gonfiare un semplicissimo palloncino.
Un'ultimissima cosa volevo dire per tutti coloro che si vogliono esercitare nella respirazione è che questi esercizi vanno fatti con cautela e soprattutto con delle pause, perché se andiamo in iperventilazione e quindi ossigeniamo troppo il corpo, può capitare di avere digerimenti di testa e anche di cadere. Quindi dobbiamo pensare di intervallarli con delle pause ai primi giramenti di testa, che non sono sicuramente indice di problemi. Occorre fare delle pause e poi riprendere anche qui con gradualità. Con gradualità. Voleva intervenire Stefano, a cui chiedo se vuole accedere con microfono per fare la sua domanda. Buonasera, salve, mi presento, sono Stefano. Vorrei fare una domanda a entrambi, sia al medico che all'osteopata. Voi avete parlato dell'intervento del coronavirus principalmente sull'ambito respiratorio, però il problema principale è che il coronavirus in realtà è un tipo di, comunque la principale, la riduzione della capacità respiratoria è causato da una iperstimolazione del sistema immunitario, quale macrofagi e natural killer cells. Quindi comunque quando il virus entra intorno ai polmoni c'è quella risposta immunitaria eccessiva con produzione enorme di citochine pro-infiammatorie, per l'appunto poi anche i livelli di CRP aumentano esponenzialmente e questo poi causa il danneggiamento dei polmoni con causa poi riduzione della saturazione, vi dicendo. Però l'intervento che voi avete in qualche modo spiegato fino a questo momento è un intervento puramente dal mio punto di vista biomeccanico che permette l'aumento dell'ossigenazione. Però il problema qui non è biomeccanico di respirazione, è un problema di immunologia. Non converrebbe quindi, dal mio punto di vista, creare dei protocolli di allenamento che intervengano su come l'attività fisica modifichi eventualmente la risposta immunitaria piuttosto che la risposta respiratoria? Perché sappiamo se l'attività fisica è in grado di polarizzare i macrofagi da M1 a M2, io proporrei più che altro protocolli di allenamento che si basa non sulla respirazione, ma sulla facilità di polarizzare questi macrofagi da pro-infiammatori ad anti-infiammatori. Cosa ne pensate? Roberto, vuoi iniziare tu o inizio io? Io ti posso parlare di un aspetto essenzialmente biomeccanico. Tu giustamente, ciao Stefano, intanto, giustamente hai fatto rilevare che stiamo trattando un aspetto prettamente di ripristino meccanico, biomeccanico e dei sistemi, perché è questo il nostro lavoro essenziale, anche perché la serata verte su un ritorno all'attività motoria, quindi il movimento, quindi il ripristino dei sistemi cardiovascolari. C'è anche una motivazione scientifica, nel senso che, se posso introdurmi, quando noi siamo guariti e siamo nella fase di ripristino, quindi del ritorno alla nostra vita, questa fase citochinica dovrebbe essere ovviamente esaurita, perché è legata alla risposta immunitaria in concomitanza proprio con la presenza del virus. Quindi nel momento in cui il virus sparisce dal nostro sangue, lentamente questi parametri infiammatori si normalizzano e chiaramente noi di qui dobbiamo avere un'attività fisica progressiva e naturalmente graduale, però non è possibile nella fase della tempesta citochinica fare attività fisica. In questa fase di tempesta citochinica noi siamo addirittura in pericolo e quindi la saturazione diminuisce. La necessità di ripristinare la respirazione viene proprio dal fatto che nella post-infiammazione i tessuti tendono a andare in cosiddetta fibrosi, cioè come si forma una cicatrice sulla pelle in seguito ad un taglio, nel polmone il tessuto alveolare, che come una spugna si ritira, si condensa formando dei noduli che sono quelli che si evidenziano con la risonanza magnetica, ma soprattutto con l'attacco in questo caso, e che sono indice di un irrigidimento polmonare. La fase infiammatoria è già finita, poiché lo sport riduca l'infiammazione aumentando il consumo delle citochine, quindi consumando le citochine e migliorando la produzione di endorfine, questo è sicuro, l'abbiamo già anche accennato nella prima fase della conferenza. Ma è molto importante appunto lavorare sul ripristino dei polmoni, perché la perdita di elasticità nella fase post-Covid
può essere poi, dopo tot tempo, probabilmente permanente. Quindi noi dobbiamo evitare questo, quindi dobbiamo intervenire con estrema cautela, estrema progressione, ma grande tempestività per mantenere in efficienza l'organo ed evitare che l'organo vada in atrofia fibrosa. Non so se ti ha soddisfatto la risposta, se volevi ancora aggiungere un commento. Intanto, sempre Viviana vi ringrazia per i consigli di prima e chiede se è possibile per voi avviare il percorso riabilitativo respiratorio insegnando le pratiche di cui parlavate a domicilio. Lascio rispondere a Roberto. Sì, assolutamente sì. Possiamo anche, laddove ci stia la necessità, attuare un sistema a domicilio, quindi fisicamente andare a domicilio e iniziare il percorso di riabilitazione respiratoria, sia a domicilio sia via web, per cui ci siamo strutturati per fare sia il domiciliare che il ripristino via web. Ok, sì, mi ha risposto perfettamente e sono pienamente d'accordo per quanto riguarda il tema che durante ovviamente il caso di Covid è impossibile fare attività fisica. Tuttavia volevo solo sapere cosa ne pensava, visto che c'erano alcuni studi che avevano riportato che anche in fase post-Covid il processo di infiammazione continua comunque a essere alto e i livelli di CRP comunque tendono comunque a essere alti, concentrazioni di 5 microgrammi litro, anche post-Covid, causato proprio dalla continua perdurare dell'infiammazione. Se in quel caso non converrebbe anche in quel caso lavorare sul sistema unitario. Questo è uno dei motivi per cui bisogna fare molta attenzione al recupero, fare determinati controlli anche ematologici, perché questo non è l'unico dei problemi. Il virus anemizza, oltre a creare una grande infiammazione, anemizza, quindi il virus attacca anche i vari sanguigni, i globuli rossi, distrugge il ferro, quindi si va in carenza di globuli rossi di ferro, per cui a volte il recupero post-Covid, oltre a questa iperinfiammazione che non si può spegnere in corpo, ma richiede un certo tempo, il recupero richiede ovviamente anche una serie di osservazioni su questi parametri, quindi si deve ricostruire, diciamo, un ematocrito, quindi una presenza di globuli rossi, di sangue, di emoglobina efficiente, che sia efficiente. Questo richiede anche 2 mesi, tant'è che le persone che hanno fatto il Covid in maniera, diciamo, seria hanno ovviamente manifestato tutti quanti una certa stanchezza e difficoltà a riprendere anche la normale attività anche per un paio di mesi. E quindi sicuramente la curva di calo delle citochine infiammatorie, che con il passaggio del virus e con soprattutto l'estinzione del virus si deve normalizzare a una certa inerzia, così come anche il recupero fisico a una certa inerzia, e finché non arriviamo oltre un certo livello, diciamo, il senso di forma fisica non viene percepito dalla persona. E in questo caso, in questo momento, che la persona deve essere proprio aiutata, sia dal punto di vista muscolare, fisico, psicologico e respiratorio, proprio per recuperare laddove il recupero lento può far preoccupare. E vi faccio ancora una piccolissima e rapidissima descrizione con il consiglio scientifico-filosofica, che abbiamo visto il mondo dividersi un po' in due, tra persone che cadono nelle paure, di fronte ovviamente alla situazione Covid, e negazionisti e complottisti che invece sfidano il virus. Purtroppo questo comportamento abnorme del mondo, della popolazione, che deriva dagli squilibri della nostra mente, ci pone anche in difficoltà nel ripristino delle condizioni, nel recupero delle condizioni post-Covid, perché anche qui troviamo persone che si abbattono eccessivamente e quindi si demoralizzano per questo senso di debolezza che si recupera lentamente, proprio legato ai parametri che abbiamo detto, e laddove invece abbiamo persone che sfidano il virus e vorrebbero, nella fase di convalescenza, avere le stesse prestazioni di prima, ovviamente con rischio per la salute, perché abbiamo delle compromissioni anche cardiovascolari, in questo caso devono essere recuperate lentamente. Quindi raccomandiamo una visione del recupero post-Covid globale, una visione anche psicologica, alimentare. Dobbiamo assumere tanti ossidanti, cibi che non infiammino, quindi una dieta estremamente sana, proprio per far scendere questa
questa parte infiammatoria della malattia che ha una certa inerzia anche dopo la fine della malattia e ripristinare ovviamente una forma fisica che dipenderà da tutta una serie di fattori dove nessuno deve essere trascurato. Sono d'accordissimo Luigi, sono d'accordissimo e ancora una volta sottolineo il concetto della gradualità. Bene, io direi... Scusa. Prego, prego. No, se vogliamo dare un consiglio pratico, allora gli sportivi incalliti possono pensare di fare sempre degli allenamenti preceduti da una fase di stretching che prepara il corpo che ovviamente è stato obbligato alla sedentarietà più o meno portata a seconda della gravità della malattia, ma anche semplicemente gli asintomatici che sono stati 15 giorni chiusi, 20 giorni chiusi in campo. Attività fisica, una gradualità nell'attività fisica facendo 3 allenamenti la settimana senza esagerare e un altro stretching dopo l'attività fisica proprio per migliorare la vascolarizzazione muscolare e migliorare il recupero, nonché ovviamente una parte di 5 minuti di tecniche respiratorie e poi un rilassamento finale con una buona musica. Ci sono tante cose sul web, ci sono tante cose che possono essere utilizzate naturalmente con criterio e cognizione di causa, perché anche il rilassamento deve essere scelto con criterio, e questo sarà l'allenamento ideale 3 volte alla settimana, che poi può essere anche reso più frequente incrementando i carichi, i tempi ovviamente con l'allenamento. Invece le persone che hanno bisogno di tirarsi su di morale, che non sono tanto amanti dei, non so, delle uscite col freddo nei parchi in questa stagione, hanno a disposizione sul web tante possibilità a livello di semplice ginnastica aerobica o cose allegre, aerobiche come zumba, tutte queste cose che possono essere, proprio perché fatte a casa di fronte a un PC o un televisore, uno smart TV, possono essere fatte con una certa progressione, proprio perché ad un certo punto, se sentiamo che il fiatone diventa eccessivo, ci fermiamo, controlliamo la saturazione, poi riprendiamo e di giorno in giorno acquisiremo sempre qualcosetta in più. E questo ci aiuterà a tirare sul morale, anche se raccomando sempre un rilassamento, un po' di stretching e un rilassamento post allenamento, anche se si tratta di una cosa, come posso dire così, più facile fatta sul web. Ecco, io aggiungerei ancora una cosa, se mi consenti, che questa attività dovrebbe essere presa in seria considerazione anche per la tipologia di soggetto Covid negativo, ma che comunque ha dovuto subire un riposo forzato. Io penso allo smart working, penso alla quarantena, al lockdown. Tutti coloro che hanno dovuto limitare, modificare, diminuire un'attività che prima facevano normalmente, dovrebbero gradualmente riprenderla e riprenderla in questo modo che abbiamo detto, per evitare sovraccarichi. Bene. Non sento più nulla. Bene, io direi che se non ci sono altre domande, chiuderei magari qui, intanto ringraziando tutte le persone che hanno partecipato, ricordando che se hanno necessità o voglia di mettersi in contatto con il dottor Torchio o con Roberto Peretti, possono scrivere a info@fisiolab.it, ve lo scrivo magari anche in chat. E visto che si parlava adesso proprio del dottor Torchio di attività online, Fisiolab ha attivato una serie di corsi di personal training e corsi di gruppo online che trovate su physioprocenter.com, dove ci sono tutta una serie di attività che potete prenotare online e fare in diretta streaming con i trainer del FisioProCenter. A tal proposito, Roberto, se vuoi aggiungere qualcosa tu su queste attività. Sì, sono attività assolutamente mirate e sono attività che vi consentono anche da casa di poter intraprendere un percorso con metodo, quindi con metodologia specifica. È molto semplice e si possono prenotare i pacchetti oppure le lezioni private, singole o mini gruppi. Per cui ci siamo in qualche modo adoperati per riuscire
a venire incontro anche dentro le case dei nostri clienti barra pazienti per esservi ancora più vicini. È molto semplice, come diceva Antonio, andare sul sito e prenotare le lezioni. Bene, trovate comunque tutti gli indirizzi, ve li ho appena postati. A questo punto, dottor Tocchio, se vuole dire un'ultima cosa per salutare, dopodiché io direi che ci possiamo lasciare. Benissimo, l'ultima cosa è che il segreto un po' della salute sta in un mix di l'elisir di lunga vita, che è fatto di stile di vita e nel quale mettiamo l'attività sportiva fatta con criterio, come abbiamo detto, ma soprattutto, mi raccomando, curiamo molto l'aspetto dell'alimentazione, che è fondamentale, e il controllo della mente. Questi tre aspetti, quindi attività fisica, controllo della mente e alimentazione, è la triade fondamentale per il segreto, per la longevità, ma soprattutto per lo star bene e il sentirsi bene. Ringrazio tutti di questa possibilità e tutti coloro che hanno seguito. Ringrazio Roberto, la regia, e una buona sera. Grazie Roberto. Ringrazio anch'io il dottor Luigi Tocchio, ringrazio il nostro regista Antonio e tutti coloro che sono intervenuti a questo secondo webinar. Vi aspettiamo numerosi anche al prossimo, che metteremo in cantiere fra pochissimo, quindi torneremo presto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Buona serata. Grazie, buona serata. Ciao, buona serata. Grazie, ciao. Buona serata. Arrivederci. Grazie.